Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'Infinito Dentro un Bisogno, la trasmissione di approfondimento del mondo del non profit e del volontariato, a cura del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO. L'ospite di oggi è niente po' di meno che il presidente del CST Novara VCO, Daniele Giaime. Buonasera Daniele, grazie di essere qui con noi. Buonasera a te direttore, buonasera a tutti i telespettatori, grazie di questo invito. Il Centro Servizi per il Territorio, ricordiamo, è una realtà molto importante nell'ambito del terzo settore, è costituita da più di 240 soci, che sono appunto le associazioni, gli enti del terzo settore tra le province di Novara e del VCO, e eroga servizi a più di 500 associazioni accreditate. Presidente, ricordiamo un attimo ai nostri telespettatori quali sono i servizi che il Centro Servizi eroga e con quali modalità. Grazie di permettermi di ricordare quanto davvero questo ente di secondo livello fa per accompagnare le associazioni di volontariato, gli enti del terzo settore, per qualificare la loro opera, sostenerle e finanziarle e soprattutto metterle in rete. I servizi sono di tutti i tipi, dal servizio di stampa, quello di comunicazione, alle consulenze, al prestito di attrezzature, alla possibilità di fare coprogettazione insieme, a tutta una serie di servizi anche dal punto di vista digitale, e tutta una serie di servizi anche per aiutare le associazioni a fare campagne di raccolta delle adesioni per i volontari, il 5 per 1000, la nuova riforma del terzo settore che incombe e che sta avendo insomma, le sue attuative, quindi ci sono tutti i nostri consulenti, i nostri funzionari che le accompagnano, danno le consulenze e permettono agli enti del terzo settore di svolgere la loro vita quotidiana anche con tutta una serie di servizi come le fotocopie, come i manifesti, come i servizi di grafica e tutta una serie di servizi che dicevo anche trasversali come la comunicazione o la parte amministrativa. Tra l'altro un grande impegno ultimamente è stato proprio la costituzione del nuovo registro unico del terzo settore, del RUNS, e in questo il nostro centro ha avuto una parte decisamente importante di supporto per le associazioni. Assolutamente sì, anche con un protocollo di intesa di tutta la rete dei centri di servizio del volontariato del Piemonte, compreso il nostro, con la Regione Piemonte per trasmigrare le associazioni che erano iscritte ai registri provinciali, farli confluire nel RUNS e dare tutta una serie di supporti alle associazioni di nuova iscrizione per adeguare gli statuti e per popolare questo nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Siamo impegnati sulle due province con i nostri collaboratori, ma anche con una fitta rete di professionisti qualificati che accompagnano le associazioni e gli enti del terzo settore proprio addirittura ad arrivo nell'iscrizione del registro. Quindi consulenze per gli adeguamenti degli statuti, ma anche uno sportello digitalizzazione, perché col RUNS, con questo nuovo registro, occorrono degli strumenti cui le associazioni non erano abituate ad adempiere, insomma, a utilizzare per gli adempimenti richiesti dalla pubblica amministrazione. Di cosa si tratta? Cioè, ti ringrazio anche di questo perché abbiamo attivato una serie di fornitori e di servizi proprio dedicati all'attivazione della PEC, all'attivazione per l'associazione, l'identità digitale, lo SPID per il legale rappresentante e la firma digitale. Sono tutti strumenti che sono indispensabili per l'iscrizione al RUNS, per la trasmigrazione, per poi operare per tutta la serie di comunicazioni che devono essere fatte, comprese ad esempio la pubblicazione del bilancio. E quindi noi forniamo, nel caso della PEC, il servizio completo e lo finanziamo noi negli altri supporti di telematici, di digitalizzazione, un fornitore esterno che ha un prezzo molto vantaggioso, permette di dare all'associazione tutte
tutti gli strumenti di innovazione e che fanno sì che il loro ente sia al passo anche coi tempi e possa quindi proseguire nel cammino della riforma del terzo settore. Abbiamo visto quali servizi normalmente ordinariamente dal centro, abbiamo già visto però anche una novità legata appunto ai nuovi adempimenti del registro unico. Ma veniamo ora proprio alle nuovi servizi, ai nuovi progetti, le nuove iniziative che ha messo in campo il CST o che sono appena partiti o che devono partire. È stata costituita una bacheca del volontariato. Perché è nata? Quali sono le motivazioni per cui si è costituita questa bacheca? Come funziona? Come vi si può accedere? Sicuramente la grande carenza di volontari, l'esigenza delle associazioni e degli enti del terzo settore di avere la possibilità di incontrare più facilmente, più agevolmente la cittadinanza per attingere a quel bacino e fare in modo che sempre di più le persone possano iscriversi e possa esserci un incontro tra domanda e offerta dalla parte degli enti di volontariato, la ricerca del volontario, dall'altra parte il cittadino che deve essere orientato e come dire un pochino coinvolto e comprendere quali sono le esigenze di ricerca del volontariato. Abbiamo creato questo spazio sul nostro sito, lo ricordo, è www.cst.eu, c'è una sezione dedicata alla bacheca del volontariato, un grande lavoro che è stato fatto dai due uffici comunicazione di Novara e del VCO con anche i nostri esperti che curano il nostro sito internet in modo da rendere proprio la grafica anche gradevole e semplice. Che cosa succede? In una prima fase, che già ha dato il suo avvio, ci sono 40 ETS che si sono proposti, viene pubblicato l'annuncio di ricerca di volontari, specificando, l'ETS può liberamente compilare un format dove indica tutte le caratteristiche che dovrà avere il volontario, quali sarà l'attività che dovrà svolgere e quali sono insomma i percorsi che lo aspettano. La fase 2, la promozione, lo stiamo facendo anche oggi, di questa iniziativa che è stata voluta proprio nella pianificazione delle attività e nel fabbisogno è nata questa esigenza e quindi ci siamo attrezzati. La terza fase, che comincerà a breve, sarà una massiccia campagna di comunicazione verso la cittadinanza, perché ovviamente dobbiamo popolare poi di richieste, di candidature da parte dei cittadini rispetto a queste richieste degli ETS, che sono già una quarantina che hanno pubblicato il loro avviso di ricerca dei volontari. È molto bello perché permette anche agli ETS di andare un po' a profilare e a stendere un cosiddetto volontario dei desideri, in modo che così il cittadino possa un po' riconoscersi anche nella mission di questo ente e nel volerne far parte e nell'inserirsi all'interno e camminare poi con loro. E dall'altra parte, dicevo, questa terza fase partirà a breve con una campagna sui organi di comunicazione, quindi televisione, radio, carta stampata, ma anche verso i social, ma anche locandine, manifesti e attraverso tutta la rete dei nostri contatti per arrivare alla popolazione, stimolarla e ancora una volta rinsaldare il rapporto tra la cittadinanza e gli enti di volontariato e, perché no, anche un pochino rispondere all'esigenza del passaggio generazionale, perché magari attraverso i canali social, in questo modo un pochino digitale e di terza generazione, arriveremo sicuramente anche ai giovani. Ecco, passiamo quindi dal cosiddetto people raising, quindi la ricerca di persone, di risorse umane, di volontari, al fundraising. Le associazioni, per poter realizzare le loro iniziative, hanno bisogno anche di risorse economiche. Ci sono la possibilità di partecipare a dei bandi, ci sono anche le raccolte fondi che fanno, ma c'è un'iniziativa che fa il centro servizi che tenta proprio di andare incontro il più possibile alle loro esigenze, accompagnandoli nella costruzione di un progetto il più possibile realizzabile, realisticamente e concretamente realizzabile. Di cosa si tratta? Lo sportello della coprogettazione. Io da sempre
nel ruolo di presidente, ma anche di vicepresidente, ho sempre spinto molto per sostenere l'inserimento nella programmazione, nella progettazione dei bandi. In realtà questo è una formula un po' diversa, perché l'associazione si presenta ai nostri sportelli territoriali con un'idea, insieme al centro servizi la condivide, si struttura il progetto e insieme si fa un percorso per arrivare a realizzarlo. Quindi è ancora più forte, ancora più radicato e ancora sicuramente più partecipato come percorso. Abbiamo la prossima finestra nella metà di novembre e le associazioni possono contattare i nostri uffici, le nostre strutture, prendere un appuntamento, insieme ai nostri collaboratori sviluppare l'idea e insieme si scrive il progetto e quindi si stabilisce anche quali sono poi i servizi del centro, che cosa andrà a fare il centro insieme all'associazione, quali sono poi le finalità, e si scrive un vero e proprio progetto insieme. Viene presentato nelle sessioni del consiglio direttivo del centro servizi, che approva e finanzia quindi l'iniziativa. Ad oggi abbiamo erogato 42.000 euro di risorse per 35 progetti e andiamo avanti con una nuova sessione a metà novembre, come dicevo, e abbiamo una finestra di oltre 100.000 euro che abbiamo allocato in questo tipo di capitolo, proprio per dare maggiore spazio, per cercare di non dire di no a nessuno, ma farlo insieme. Quindi io ritengo che i progetti sono un taglio di massimo 2.000 euro e 1.700 per le APS, quindi le ODV hanno 2.000 euro e 1.700 di tetto per le APS, e ha davvero un grande successo perché sono piccole, grandi idee, ma fatte insieme. Ecco, oltre al fatto che sono appunto fatte assieme, coprogettate assieme, per cui può capitare che un corso di formazione coprogettato insieme ad un'associazione possa essere utile anche per altre associazioni, ci sono altri vantaggi. Ad esempio, non so, rispetto ad altri bandi, sicuramente c'è un vantaggio dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario. Quali sono questi vantaggi? Sicuramente l'associazione non anticipa nulla, le fatture vengono veicolate sul centro servizi, non c'è la necessità del cofinanziamento, e spinge ovviamente l'associazione a intanto condividere, e non c'è il problema della rendicontazione, che a volte è un problema anche burocratico che scoraggia le associazioni, e può essere anche messo il nostro finanziamento insieme magari ad un passaggio di un altro bando, in modo da rafforzare, allargare ancora di più l'iniziativa. E sicuramente il vantaggio è che questo sportello di coprogettazione si affianca a tutti gli altri servizi tradizionali, quindi vuol dire dare qualcosa in più all'associazione o strutturare un'idea che magari era nel cassetto e che l'associazione non riusciva a far partire, invece insieme a noi prende coraggio e la organizza, la struttura, la si formalizza, e però come dicevi tu la parte burocratica è molto snella e c'è l'accompagnamento dei nostri collaboratori. Il centro servizi si sta aprendo sempre di più agli stakeholder, agli attori del territorio, diventa sempre più protagonista, e nel 2023 Novara è stata dichiarata prima capitale per la gentilezza. In questa iniziativa qual è il ruolo del CST? Sicuramente ringrazio il comune di Novara con l'assessore Giulia Negri, che è l'assessore alla gentilezza della giunta del comune, per averci coinvolto. Noi siamo un po' insieme al comune all'interno della cabina di regia di tutte queste iniziative, e soprattutto per coinvolgere le associazioni di volontariato, sono già 54 quelle che hanno aderito, per studiare insieme gesti di gentilezza, cominciare a riscoprire le piccole attività che possono andare incontro alla
l'altro e fare in modo di rendere la nostra comunità, la città di Novara in particolare, più fruibile e con uno spirito davvero più inclusivo, partendo dalle scuole. Il nostro ruolo è quello, un po' come sempre, di facilitatore, di incontro tra le associazioni con cui noi siamo a fianco tutti i giorni, l'amministrazione e l'Associazione per la Gentilezza con il professor Nardi, che sta spingendo a livello piemontese in particolare su proprio tutto questo progetto di fare gentilezza, costruire gentilezza. E davvero, come dicevo prima, ringrazio il Comune di Novara per aver abbracciato questo progetto e aver condiviso il percorso con il centro servizi. E a dicembre, con il nostro tradizionale mercatino della solidarietà, che giunge a 25 anni di attività, e quindi quest'anno festeggiamo un importante traguardo, all'interno del mercatino delle varie iniziative del calendario annunceremo la proclamazione della città di Novara come capitale della gentilezza, e da lì partiranno tutta una serie di iniziative per il 2023, di progetti condivisi. Sono già cominciati i questionari e tutti i lavori, verranno convocati a breve i lavori di gruppo per le varie tematiche in tutte le attività della nostra comunità, dallo sport alla scuola, al volontariato, all'ambiente, alla protezione civile, agli enti pubblici, dove si può fare gentilezza con un piccolissimo gesto, ma, come dicevo, riscoprendo i valori dell'inclusione, della collaborazione e del rispetto reciproco, partendo dai più piccoli. Questo ci interessa, ci interessa molto, ci interessava esserci proprio per quello che dicevo prima, dell'intrecciare anche le nuove generazioni. Ecco, questo lavoro di apertura di rete con gli altri soggetti si concretizza anche in un'altra iniziativa molto importante, che è Confronti, un ciclo di incontri che tratta diverse tematiche, dal terzo settore al lavoro, alla politica, dove il filo conduttore è proprio la sussidiarietà a servizio del bene comune. È un'iniziativa fatta appunto con altri partner, sia del territorio sia non del territorio, e che nasce proprio dentro forse un cambiamento, un'evoluzione del ruolo, della visione dei centri di servizio per il volontariato. E a che cosa, come è nata questa iniziativa, a che cosa vuole rispondere? Sicuramente l'incontro con la Fondazione Italiana per la Sussidiarietà, con il professor Vittadini e con il giornale online ilsussidiario.net è davvero un intreccio importante, e soprattutto anche la collaborazione con il Rosmini International Campus, che è una realtà importantissima nella città di Domodossola e non solo, che si occupa di, ovviamente, di formazione dei nostri ragazzi, delle nostre nuove generazioni, le accompagna, le fa crescere, ci permette di porci rispetto alla società civile con un vestito diverso, che non è solo, non per sminuire, ma quello come dire, per completare, quindi, l'attività che quotidianamente si fa di servizi e di supporto al volontariato in tutte le sfaccettature che abbiamo citato prima, ma anche per porci come agenzia di sviluppo del volontariato all'interno delle nostre comunità e capire quali sono davvero i punti di vista della nostra società civile, capire come il volontariato può intrecciarsi con i corpi intermedi e con tutti gli aspetti che toccano la nostra società. Quindi questo ciclo di incontri, in particolare, ricordo domani sera alle 21 nel Cappella Mellerio a Domodossola, cominciamo con un incontro importante con il professor Vittadini, con il professor Gheno, con altri importanti testimoni. Parliamo di competenze nel mondo del lavoro, di competenze anche informali, competenze trasversali, di ciò che il mondo del lavoro cerca rispetto all'occupazione. Quindi il centro servizi si pone anche lì come un soggetto di interesse, e che soprattutto può attirare una serie di interessi rispetto anche al mondo del lavoro, ma non solo, perché poi questo ciclo di incontri, che ha un risvolto a livello nazionale, perché sarà in diretta streaming con il sussidiario.net, e ci sono personalità
importantissime del mondo dei sindacati, della politica, del terzo settore, esperti davvero a livello nazionale, ci permette l'incontro quotidiano e costante con soggetti di rilevanza nazionale, di aprire, come ho detto più volte, una finestra sulla nazione e di fare in modo che il Centro Servizi per il Territorio Novare VCO abbia una forza attrattiva, comunicativa, anche di investitori rispetto ai progetti delle nostre associazioni, importante, quindi è un'occasione che non potevamo perdere, anche perché torno dal meeting nazionale dei presidenti dei centri italiani di servizio, dove lì davvero abbiamo analizzato insieme qual è l'abito nuovo della nostra attività, che è quella di sostenere, qualificare, promuovere il volontariato e di essere agenti di sviluppo, quindi agenzie veramente concretamente di sviluppo del volontariato sui territori. Quindi questo è il primo momento di apertura rispetto all'Italia intera e da qui nasce una forte collaborazione che rafforzerà ancora di più il ruolo dei nostri enti di volontariato sulle nostre due province rispetto addirittura al territorio nazionale. Presidente, tu sai che a me piace sempre fare anche domande personali e quindi ti vorrei chiedere, ma che cosa vuol dire, che cos'è per te fare il presidente di una realtà come il Centro Servizi per il Territorio Novara VCO, che gestisce un centro servizi per il volontariato? Che cosa significa? Ma sicuramente il primo pensiero mi viene poter lavorare con te e quindi è assolutamente un grande onore, un vicepresidente straordinario, un consiglio direttivo importante, uno staff davvero qualificato di persone importanti da cui imparo ogni giorno. La bellezza di questo ruolo è anche quella di poter, e ho sofferto durante il Covid di non poterlo fare perché eravamo tutti un po' fermi, ma di girare sui territori, di poter incontrare le associazioni, di ascoltarle, di vedere la magnifica veramente energia che nelle loro attività, nei loro convegni, nelle loro inaugurazioni, nella presentazione dei loro progetti, e poter testimoniare la capacità di fare veramente solidarietà e di concretizzare la sussidiarietà. È un'occasione anche poi a livello personale davvero di intrecciare conoscenze di persone importantissime. Quello che ho citato prima, ad esempio il ciclo di incontri, è una di queste occasioni di incontrare eccellenze importantissime da cui porto a casa sempre ogni giorno qualcosa, sicuramente mi apre la mente e mi ha permesso anche dal punto di vista personale nella riforma del volontariato di crescere molto dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze, di partecipare non solo ai corsi di formazione, ai seminari per un saluto, ma poter partecipare per imparare. Quindi questo è sicuramente molto bello e a livello umano, come dicevo, mi riempie la vita la possibilità di aprire la mia visione del volontariato non solo a quello sociale e sanitario da cui io provengo, ma a tutto tondo in tutti i settori. Quindi questo è sicuramente meraviglioso. Ecco, vorrei approfittare proprio un'ultima battuta, perché siamo in chiusura, proprio su quello che stavi dicendo. Tu sei al secondo mandato, sei anche presidente di un'altra associazione che è l'Ambulanza del Vergante, che è un'associazione molto importante. Quali sono i bisogni emergenti? Cioè, se tu dovessi dire i bisogni delle associazioni erano questi e ora sono questi, hai visto un cambiamento, hai visto un'evoluzione o i bisogni sono bene o male sempre gli stessi? Ma allora, sicuramente il bisogno in questo momento è quello di più volontari. Il Covid ha dato una sferzata anche in negativo. Ci sono i volontari occasionali, quelli però sono scomparsi e tanti altri volontari si sono spaventati o hanno fatto scelte di vita diverse e quindi c'è una riduzione, soprattutto nel comparto sanitario e sociale c'è una difficoltà. Quindi questo è sicuramente il bisogno emergente in questo momento e mancano i giovani, quindi dobbiamo lavorare su questo e poi, ma il centro servizio su questo c'è, quindi lancio veramente un messaggio ulteriore di
tranquillità e di speranza. Dal punto di vista burocratico le esigenze sono diventate tantissime, però anche le associazioni che non si sono mai rivolte al centro lo facciano, perché trovano competenza, trovano accompagnamento e trovano quella serenità che tutta questa serie di apparati burocratici li ha messo un pochino in crisi, e alcuni hanno anche pensato di abbandonare. Quindi prima di abbandonare, prima di spaventarsi, rivolgetevi al centro e ci sarà la competenza ma anche il sostegno necessario. Purtroppo il nostro tempo è scaduto, volevo dire che per me è stato un particolare piacere poter fare l'incontro con il nostro presidente Daniele Giaime, e colgo anche l'occasione per ringraziarlo di tutta l'attività che fa, perché ricordiamo, le nostre cariche sociali sono dei volontari che lo fanno veramente per passione della comunità, per passione del non profit, che non percepiscono nulla, e quindi veramente mi sento di dover esprimere proprio la mia gratitudine, la mia riconoscenza al presidente in primis, ma a tutto il consiglio direttivo. La puntata è finita, vi do l'appuntamento alla prossima iniziativa della trasmissione e vi auguro una buona serata.